Eccoci qua, 9.000 giri. Buongiorno ragazzi, ben svegliati. Vi abbiamo eh. svegliato? Sono Stava tremendo. Sono sulla tendina <ride> sotto al ponte. Esatto, stavamo facendo una ronfa lì. <ride> una allora, che accoppiata strana, dai, da eh. pa dove partiamo? Dalla tedesca? Iniziamo dalla tedesca, sì, sì, sì. sì Questa sì. è una vettura che io ho avuto tanti anni fa, quando ancora. Ma tanti anni fa, e ricordo che per venderla avevo fatto fatica, eh. ma avevano fatto un favore. Non so se è ancora Sportswagen, si chiama. Sì, sì 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 Mi ricordo certo, che certo. mi hanno fatto un favore a ritirarmi, poi avevo preso un 964. Un 964, è la, 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 la serie dopo questa, questo sì. è un 3-2. È una di quelle macchine che adesso ha dei valori pazzeschi, io eh, quasi sì. non me la volevo ritirare. Devo dirti che non ho un gran ricordo di questa macchina? No, Io è una macchina che... cioè, è, è, è come dire, una macchina molto particolare, cioè, ci sono gli estimatori di queste macchine, così come ci sono gli estimatori delle altre. Cioè, è una macchina che ha delle caratteristiche molto molto particolari. Uh -huh. è raffreddata d'aria, questa è la serie intermedia tra la SC e il 964. Sì. E poi dopo il 964 è stato il 993, che è stata l'ultima evoluzione, l'ha finita di produrre nel 98 mm -hmm. ed è stata l'ultima evoluzione. Prima del, della raffreddata ad acqua, diciamo così. Per cui per i puristi del marchio queste rimangono delle icone. Se tu le guardi com, come, come linea, una linea che più o meno diciamo fino al 964 è rimasta uguale, perché proprio il discorso dei fari con queste. Nervature pronunciate, è rimasta praticamente identica dai primi modelli fino al 964. Il 993 il muso l'hanno rivisto, per cui non avevi più questa, questa parte così sporgente, era più piana, però poi la... la sì, sì. No, ma come linea parte... no, da come linea mi piace ancora da pazzi, è una macchina che adoro da guardare, però a livello di, di, di guida così, di, di, di insieme... Devi essere, un devi essere un appassionato, non ci sono alternative un po' come le macchine inglesi, cioè lì devi avere proprio la passione per la macchina vecchia, non, non mm -hmm. puoi dire, sì le puoi usare, è vero questa qua se è in ordine è una macchina del genere tu l'accendi, parte sempre, eh, motore eh, derivazione eh, Volkswagen, quindi mh, è una macchina che sicuramente di grossi problemi non te ne dà, però... Guidare nel traffico una macchina del genere non è proprio così semplice, non è, la frizione non è servo assistita e eh, quindi certo. non è così comodo. Il servo sterzo sì, però cioè, diciamo che è una macchina che la tiri fuori proprio in rare occasioni, ti fai il tuo giretto, ti dà la soddisfazione, ha un sound tipico delle, dei motori eh, boxer 6 cilindri e poi te la rimetti dentro sì, sì, e sì. sottolineo. io vorrei dire una stupidata, ma credo che all'epoca la pagai forse tra i 15 e i 18 milioni. Sì. No? Sì, sì. Per cui sì, a quelle cifre, ok, no? anche i 15.000 va bene sì, sì, adesso sì, non so che valore ha, ma penso che 25. Io sono più, più esperto 60. sulle 964 e sulle 993. Una macchina del genere, secondo me, è capace di, di, in ordine perfetta, poi dipende sempre dalla, da, mm -hmm. come la, da come la vedi. Una macchina del genere i suoi 40-50.000 euro li, 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 li tira sicuramente. Poi ci sono quelle diciamo meno in ordine che valgono meno e ci sono i modelli particolari speciali e i turbo look questa è ancora diciamo la versione normale poi di questa serie qua del 3002 vanno ti ricordi Abbiamo fatto anche il uh -huh. turbo look che poi riprendeva la carrozzeria della, della versione turbo con la meccanica del carrera eh, 3002 quindi in funzione delle serie il valore chiaramente cambiava il discorso è la macchina deve essere assolutamente in ordine perché queste macchine qua se non sono in ordine sono un delirio questa qui ad esempio nello specifico ancora un'iniezione lo vediamo da qua un'iniezione meccanica, una K-Jetronic, quella che utilizzavano ai tempi sulle Gol GT prima serie, non so se avete uh -huh. in mente, e quella se non è in ordine ti fa tribolare parecchio e anche andarla a revisionare adesso eh, le devi smontare e ma mandare in Germania quell'iniezione lì, quindi mh, non è una cosa semplice, il resto il motore bene o male, eh, i pezzi si trovano ancora, tu ecco una delle caratteristiche di queste macchine qua, è che in Porsche qualunque cosa tu chiedi, salvo rare eccezioni, trovi ancora tutto. Per adesso stiamo restaurando, abbiamo chiesto, ma delle cose, delle minuterie che diceva: no, è impossibile, tipo, non so, i, i, quadri, <coughs> i sedili con i, i tasti, diciamo, basculanti, le, i, i, le mostrine dentro, gli indicatori dentro, queste cose qui che erano rovinate, le ho trovate tranquillamente in, in, come ricambio originale, i vari tasti, le varie cose che stiamo sistemando quindi. Diciamo, la caratteristica del, del servizio Porsche rispetto. A tanti altri marchi. Anche Mercedes è così, però. Anche, anche Mercedes, è vero, no. hai ragione, sì, sì, sì. Mercedes, ma sono pochi, sono pochi, mm. son pochi. Fiat, per esempio, eh, questo tipo di cultura non ce l'ha. Potrebbero veramente avere delle grosse soddisfazioni o, o, o accontentare tanti appassionati. Eh, non so, i, i ragazzi che hanno le. Prendiamone una caso la 1 turbo, vabbè, o anche quella macchina lì, un, un Alfa 75, andare a trovare i ricambi è un delirio. Un delirio. Un delirio Quindi su questa macchina stiamo d'accordo col cliente la stiamo è una macchina già abbastanza in ordine, per cui non è che fosse disastrata, diciamo così, però necessitava di, di diverse cure. Quindi eh, abbiamo dato un una rinfrescata alla carrozzeria, quindi il discorso carrozzeria è stato rimesso a posto. Adesso interveremo sui cerchi Fuchs, che anche lì bisogna avere una, una determinata cura, perché sono cerchi molto particolari. E, mh, rinfrescati e messi nuovi sono uno spettacolo, se sbagli a, a trattarli, opacizzi la parte esterna o la parte interna. Eh, hai buttato via un capolavoro Abbiamo sistemato gli ammortizzatori perché una delle pecche di questa macchina, avendo il motore a sbalzo dietro l'asse posteriore, sono proprio gli ammortizzatori per cui già non è come dire, piacevolissima la guida o confortevole la guida, se in più è anche gli ammortizzatori scarichi a quel punto lì veramente diventa non piacevole. Quindi ammortizzatori nuovi, anche lì abbiamo trovato una, una soluzione ricondizionando i suoi mettendo dentro delle cartucce della CONI perché non c'era altra soluzione motore vediamo di sistemare appunto la parte meccanica su alcune cose il motore comunque gira bene ma andiamo a eh, riprendere alcune cose di meccanica e poi gli interni come dicevo ma sono piccole minuterie cioè il concetto è di avere una macchina che non deve essere impeccabile ovviamente mh, però deve essere messa a posto in tutte le sue parti allora così veramente te la godi se no diventa un mm -hmm. qualche cosa che se viene trascurato ti dà più, cioè, diventa problematico anche proprio tenerla Ok, invece l'Italianozza qua, Italianozza, è recuperata in un garage, eh, un questa, magazzino chiusa per... Eh. No, questa ce l'ha portata un cliente eh, con, con, con un carro attrezzi, perché praticamente è in condizioni molto molto peggiori di queste, infatti noi la facciamo vedere così come ci è arrivata e, e su questo dobbiamo proprio metterci le mani in tutto, quindi carrozzeria, la parte interna, il motore, mm, meglio Mirko che, che è più esperto di me su questo genere di vetture ecco questa qua diciamo è il punto zero, quindi il punto zero dal quale partiremo, adesso sabato ci vediamo col cliente e mettiamo proprio giù un elenco di lavori da fare, un elenco di priorità, perché su questo tipo di lavori, soprattutto questi che sono lavori molto impegnativi che dureranno tanti mesi, bisogna mettere giù un elenco di lavori, un elenco di priorità, un, purtroppo anche un'idea da parte del cliente certo. di budget, perché non puoi iniziare un lavoro di questo genere dicendo gli presento il conto consuntivo, sarebbe veramente fuori luogo <ride> e quindi sabato metteremo giù le, le, le le, le, vediamo di, di partire con questo progetto poi vedremo in funzione di quello che ci chiederà il cliente quanti mesi eh, occorreranno per sistemarla però diciamo, Mirko vi darà un po' un paio di, di indicazioni che motore ha innanzitutto Mirko Questa qui è un 2000 Twin Spark già iniezione elettronica una delle prime che iniziamo a fare è un 91 e niente il cliente giustamente la macchina gira un pochettino male è stato fatto addirittura l'impianto GPL quindi proprio e non ha mai girato benissimo come macchina è stata ferma molto in un, in un suo magazzino è una macchina di famiglia lui la vuole completamente diciamo, restaurare perché ci tiene quindi dalla parte diciamo meccanica alla parte carrozzeria agli interni che giustamente col tempo stando chiuse, si sono un po' lasciati andare Sì, anche fuori non l'hanno tenuta è una famiglia sì. insomma che l'ha tenuta abbastanza da birichini eh, perché... eh l'hanno... <ride> eh ma eh, sono conciate. macchine... no è abbastanza conciate. insomma sai il, il discorso è noi abbiamo, la facciamo vedere volutamente così sì, sì. perché ci sono delle, delle macchine in condizioni ancora molto molto peggiori che con un, eh, un accurato restauro Tornano nuove, quindi non è che per forza di cose, anzi, queste qui rispetto a tante altre macchine che abbiamo visto, si presenta ancora in maniera decente. Poi è chiaro che i componenti di macchine italiane, questa tal sole, queste queste plastiche, queste, queste corte qui sono cotte. Su, eh, sull'interno i tessuti, questi tessuti si, si dilaneavano, come si vede bene sulla, eh sì. sulla schiena, diciamo, sullo del, schienale del eh, posto guida. Che cosa si farà quando andranno a... Ma lì, i sei, lì smonteremo, chiaramente non è che facciamo tutto in casa, ci sono determinate competenze che mm -hmm. noi ovviamente diamo fuori, quindi abbiamo un bravo tappezzeriere, recupererà la, la, il tessuto diciamo, di serie, verrà rifatto, in questo caso vediamo se è il caso di rifare anche l'imbottitura o se l'imbottitura è a posto mm -hmm. si fa solo la parte diciamo, di stoffa, quindi vederla così è una cosa abbastanza scioccante, poi una volta che pian pianino certo, andremo avanti sì. con i lavori non dico che diventerà nuova di pacca però sicuramente eh, sarà tutta un'altra macchina quel queste questo. macchine adesso hanno dei valori anche loro importanti in un, queste condizioni in si trovano abbastanza ma queste qui sui 335 poi dipende mm. appunto le condizioni non è una serie particolare sono tipo la turbo america o l'evoluzione che eh, ovviamente certo. sono serie particolari ma i 335 in queste condizioni li dareste voi sai che so se li butterei allora eh, in una io quello Ma. che posso dire è un po' come il discorso delle Porsche ovviamente hanno delle, delle, delle quotazioni diverse devi essere un appassionato cioè tu eh, per dire se non sei un appassionato del marchio non gliene dai 3-5 come gliene, non gliene sì. dai neanche 500 la lasci stare e buongiorno e arrivederci l'appassionato del marchio mh, è anche in grado è anche capace di comprare una macchina diciamo vissuta o, o sulla quale c'è da fare mh, parecchi lavori come questa perché per lui il marchio Alfa è il non plus ultra quindi è sempre una questione di rapporto con la passione di chi è il proprietario. Quindi poi ci sono quelli che sono appassionati di, di, di uno turbo, sono appassionati di delti integrali o piuttosto che di altre vetture certo. anche straniere. L'impianto eh, GPL verrà lasciato o verrà rimosso? Tolto Ma il cliente lo vuole lasciare perché giustamente con le nuove normative antinquinamento non potrebbe neanche circolare. Quindi l'unico sistema è mettere il GPL che ti. Permette giustamente di girare in alcuni giorni, non sempre, però. Ecco, teniamo conto anche visto che abbiamo parlato appunto della storicità di queste, queste macchine eh, Euro Zero, ehm, che degli anni, fine anni 80, questo è un 91-91. Quello è un 89, quindi insomma più o meno sono abbastanza, diciamo, vicine come anni. Il discorso è che più andremo avanti, noi siamo a Milano, quindi. In grossi, grossi, grosse città, soprattutto, più si va avanti e più tenderanno a ridurre o a far ridurre la, la circolazione di queste macchine qua. Quindi il fatto che uno compri una macchina del genere l'utilizzo poi vero a livello di chilometri in un anno secondo me è molto molto relativo cioè la prendi sì, con la il cuore, strada, eh, chiaro, la, chiaro, metti, chiaro. la sistemi, eh, l'accenderai ogni, ogni tanto e diventeranno delle macchine non dico statiche ma mm -hmm. purtroppo la tendenza è quella lì a meno che non certo. cambino certe regole però insomma diciamo che la tendenza purtroppo che riguarda sia le macchine che le moto eh, cioè, mh, fra un po' di anni purtroppo la storicità ce la dovremmo vedere a livello statico Statico eh sì, sui cavalletti, sì, sì, sì. io spero di no, però, è... però il rischio è quello: il rischio è quello. È quello. Sì, 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 sì. Va bene, Mirko. Luca, grazie mille, in bocca al lupo. Fateci sapere che cosa deciderà il proprietario per questa vettura, certamente. Eh, prossima anche, puntata cammino, seguire le sì, eh, sì, sì, lavorazioni sì, sì. assolutamente. Perfetto. Grazie, grazie Luca. Ciao, 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 ciao. Mirko, ciao, ciao. ciao.